voto. No, chiedo scusa con il Presidente Lagorè. Chiedo scusa al consigliere Perrino, però non ho, sono in attesa della risposta, che ovviamente la sua interrogazione l'ho girata a chi di competenza, sono in attesa della risposta, non ce l'ho, c'ho una nota che mi sta giungendo in queste ore, in questi giorni, e io la posso discutere la prossima volta. Io ho tutte le interrogazioni qui. Non sempre, diciamo, c'ho una tempestività di risposta, perché sono decine. Io vi chiedo scusa, io per alcune inadempienze che pure si registrano, però non c'è una non volontà. Sarà fornita risposta scritta prossima settimana, per cui chiedo cortesemente di poterla discutere la prossima settimana. E le chiedo scusa proprio. Presidente Pittella, prima che intervenga il collega Perrino, questa era una interrogazione a risposta scritta che è stata richiamata in consiglio ovviamente perché erano stati superati i 30 giorni. Quindi chiedo al collega Perrino, visto l'impegno del Presidente in consiglio a rispondere per iscritto, se può essere questa la strada che consente di venire incontro sia alla risposta che lei ovviamente chiede con l'interrogazione, sia alla Presidente Pittella che ha chiesto. No, per la verità non so chi deve rispondere con precisione a questa interrogazione, sono onesto, ovviamente mi ripiegherò per approfondire, magari lo facciamo di concerto con il Presidente del Consiglio, perché avendo con delibera io trasmesso come giunta regionale e come governo solo la presa d'atto delle candidature pervenute, in ordine anche all'amministratore unico dell'Ater, e essendomi io rimesso, diciamo così, alla volontà superiore del Consiglio, per cui nomina, diciamo, poi avvocato al Presidente, non so esattamente, ma non è un fatto di forma, è anche sostanza, perché poi lei entra ulteriormente, un po' il possesso dei titoli, un po' l'esperienza, però mi sembra di capire che su questo possiamo tranquillamente, diciamo, ritenere noi stessi in grado di poter rispondere, nel senso che non c'è difficoltà oggettivamente a recuperare esperienza amministrativa, eccetera, eccetera. Sul tema poi le pone il direttore di terza nomina, e quindi una difficoltà, una convergente questa terza nomina con un disposto normativo. Sono onesto, mi ripiegherei insieme agli uffici, o i miei uffici insieme agli uffici del Presidente del Consiglio, per verificare se, diciamo, quanto da lei sottolineato, non solo risponde al vero, ma per dirlo oggettivamente non può non rispondere al vero, se oggettivamente c'è da fare da parte nostra atto tale da rimuovere questo problema, ovviamente. Però mi deve consentire, insomma, se vogliamo riaffrontare da qui a dopo la nostra verifica sarebbe opportuno, altrimenti magari lo faccio io lo facciamo di concerto, non c'è problema, ma questo è il lavoro da fare. Prego, collega Perrino. Grazie Presidente. Oggi mi sento un po' la Merkel, no? Che vi dà i compiti a casa da svolgere, però mio malgrado, avrei preferito ottenere le risposte oggi, però... Aspetto che, insomma, ci rispondiate nel merito. Grazie, collega Perrino.